Comportati bene, ti ho compris? Così, come ti ho insegnato io. Commissario Mauri? Sono io. Maresciallo Capece, ai vostri ordini. Maresciallo? Modestamente. Prego, dottore, datemi la valigia. No, prego, grazie. Da questa parte. Piano. Ciao, Luisa. Ben arrivata. Allora, non mi dai un bacio? E buongiorno, madame. Bonjour. Buongiorno. Ciao, Luisa. Ciao. Ti trovo molto cresciuta dopo 8 mesi di collegio. Come stai? Bene, papà. Senti, potrei portare questi fiori alla mamma? Ma certo, cara, subito. Vai, Ruggero, vai. Ecco qua, dottore, da questa parte, prego, accomodatevi. Prego. Ecco. Si buono, mamma mia. Questa sulla guida turistica è segnata con 2 bidè. Già, certamente. Andiamo.
Ciao, mamma. Tornerò presto. Buongiorno, maresciallo. Salute, da questa parte. Dottore, c'è il commissario Mauri. Fallo entrare. Prego, commissario. Grazie. Benvenuto a Napoli, caro Mauri. Come stai? Buongiorno, signor questore. Finalmente ci sono riuscito ad averla qui con me. Si accomoda. Grazie. Il piacere è tutto mio. E mi auguro che la mia esperienza milanese le possa essere utile. Vedrà che si troverà bene qui con noi. Ho provveduto inoltre a metterle al fianco un ottimo sottufficiale come collaboratore. Il maresciallo Nicola Capece. Detto la volpe di Forcella. Grazie, troppo buona eccellenza. Il maresciallo le fornirà tutte le notizie sulla situazione della criminalità, che del resto non è certo peggiore che a Milano. Qui almeno, al contrario della nebbia e del fumo, abbiamo la gioia del sole e del mare più bello del mondo. E sopra ci navigano i fetenti più fetenti del mondo. Pezzi e merda. Va, va. Commendatore, ci sono l'avvocato Cerulla e il signor Bonino che chiedono di voi. Si può sapere che diavolo è successo? Andronico è andato all'ora convenuta, ha trovato soltanto 3 morti crivellati di colpi e la droga è sparita. Ma gli accordi con i fornitori
Erano quelli di sempre o no? Sì, commendatore, sempre gli stessi. Allora tutti voi tenete le orecchie ben aperte. Tu al porto, tu allo sferisterio. E tu fra le tue puttane. E voi, avvocato, mettete in giro la richiesta di merce. Droga pesante, come ci aspettavamo. Una partita di 2 milioni di dollari. Non la si smercia che fra grossisti. Ma una cosa, fate sapere in giro. Laurenzi non passa per fesso davanti a nessuno. E questo, nel caso vi venisse qualche idea, vale pure per voi. Potete andare. L'Andronico non me la conta giusta. E c'è una cosa che vorrei dirti. Pare che abbia aperto una cassetta di sicurezza in una banca fuori dal nostro giro. Sì, al banco di sconto. Voglio sapere che cosa c'è in fondo a tutta questa storia. Perché ha aperto una cassetta al banco di sconto? Devi provvedere questa sera stessa. Ma non è possibile. È una cosa lunga. Uno scasso prima di domenica non si può organizzare. Boni, non posso perdere tempo. Comunque non devi andare oltre questa domenica. Hai capito? Vediamo di fare il punto della situazione. Voglio sapere chi sono e dove vivono i boss di questa città. Ma caro dottore, voi volete sapere dove vivono i boss di questa città? Ma qua siamo a Napoli, mica a Milano. I boss ci sono, ma sono come i trucchi dei prestigiatori. Ci sono, ma non si vedono. Che vi posso dire? Ecco, vedete questo qua? Questo qua l'abbiamo incontrato alla stazione. Non ci avete fatto caso. Sì, quando siete arrivati voi, lui aspettava la picciarella, la bambina che si è adottata. Allora, anche a opere buone. A quale opere buone, dottor? Chi la nucchiava? Pare che ha ucciso la madre, pare che la figlia è sua, eh. Questa è la sua amante, nata puttana. E gli altri? E gli altri stanno tutti qua, eccoli qua. Andronico, ecco. Lo sceicco, questo sarebbe il suo angelo custode. Lo sceicco e Garrese. Eccoli qua, guarda quanto sono bello, va. Dire che faccia i galantuomini. Scusa, ma questa è la fotografia di un incensurato. Che ci fa qui? Ah, questo qua, questo è l'avvocato di Steve Tient. Se si potesse far parlare questo qua, ne sapremmo di cose. Ma con i sé non si è mai vinto una guerra. Dottore, io la guerra la vincerei con questo. Avanti. È permesso. Buongiorno, commissario. Ho portato la posta. Comandi. Ecco, dottore, la posta. Mi posso sedere? Sì, prego. Permettete? Vediamo un po' questa mattina che novità ci sono. Qua ogni giorno c'è una novità. Ecco qua, vediamo che dice. Va bene, questa è il solito cornuto che accusa di tutto l'amico della moglie. Il corno, dottore, le corna vanno sempre di moda. Questo è lo solito, vediamo. Ora, già, questo è quello là, sì. La segnalazione che devono sparare quest'ora. Sono 30 anni che hanno sparato quest'ora, quindi, ma non sparano mai, sa? Mai. A me ne sparagnassero di scrivere. Dunque, prima chi sta chi hanno sparacca? Dunque, banca, banco di sconto, domenica, tre pupazzielle. Tutto è che è questo, io non capisco, vedete. Quante agenzie del banco di sconto ci sono a Napoli? Dottore, ma che volete pazziare? Ma volete star a sentire tutto quello che dice la gente? Domenica, ma domenica non ci sarà nessun furto. Domenica il Napoli gioca in casa. Quante agenzie ho chiesto? E quante agenzie? Agenzie, fammi ricordare. Ce n'è una sola. Saranno un paio di mesi che l'hanno aperta. È roba dell'Alta Italia. Sono polentoni, amici vostri. Guarda, che saremo anche polentoni. Ma quando io faccio delle domande, voglio solo delle risposte, senza alcun commento. E va bene, dottore. Ho capito come volete voi. Scatta in questo momento il 20° del primo tempo. Il risultato, lo ripetiamo per chi si volesse soltanto ora in visione e in ascolto, è il seguente. Napoli 1, Juventus 0. La palla viaggia ora da Orlandini a Giuliano, che fa partire un lancio molto lungo per Savoldi, il quale scambia rapidamente con Esposito, che fugge veloce lungo la linea laterale. E purtroppo vediamo che adesso viene trattenuto vistosamente per la maglia. L'arbitro fa cenno di continuare. La morte, chi l'ha proprio cornuto, ma cos'è pazzo? Proteste di maglia azzurra. Ma come? Non sei andato allo stadio tu? E che vado a vedere? Quello in Napoli sta vincendo. Vado a vedere al campo come perdono i polentoni. Scusate, dottore. Scurnaggia! Non ci voglio perdere. In questo momento cominciano ad arrivare anche sul terreno di gioco alcuni oggetti. Ma questi ce l'hanno sempre con noi. Thank you.
capire. Che meraviglia! Che stavale non sa che renare. Al raffresco da una volta. Bevi pure tu. Ci volevo proprio questa acqua fresca. E con questo il lavoro è finito. Finito? Finito! Fernet Branca, per favore. Napoli alla porta di Zoppo. La Juventus è schiacciata nella sua area. Si gioca praticamente a una porta sola. Ora l'arbitro firma il gioco, ritenendo irregolare l'intervento di Massa. Nuove proteste da parte del pubblico. Intanto Massa viene ammonito. Il gioco riprende con un'altra punizione a favore degli ospiti. Benetti tenta di servire Cauti. Lancio troppo corto, si impadronisce della sfera Chiarucci che riparte velocissimo. Supera in elegante slalom un paio di... L'ingresso di servizio della banca dov'è? Nel portone accanto a te. Gol! Ha segnato ancora per il Napoli, Chiarucci. Quello, dai! Ma che bello gol! Napoli. Ma che un Napoli vince a chi le s'incazza? Cosa sei pazzo? La segnatura va esclusivamente a Chiarucci, che ha fatto tutto da solo. Prego, commissario, favorite. Dai, vai, seguili. Possono sfuggire, dottore, non mi preoccupate. Lo sapete come mi chiamano? Nicola Lauda. Voglio che a chi lo chiama, che capite? C'è una macchina che ci sta seguendo. Dai, accenderci, hanno quasi raggiunto. Muovi, risparmi addosso. Corri, vai! Niente male. Napoli è una città tutta da scoprire. È come una vergine. Non mi sembra il momento di pensare al sesso. Pensa a quelli là e cerca di non perderli. Va bene che sono fenomeno, ma con questa macchina pure un caffè viene una chiave. Corri, vai, struzzo! Forte, corri, corri, più forte! Così non li prenderemo mai. Devi usare il cervello. Non so che cosa hai in mente, però se hai le palle quadrate, adesso è il momento di farmele vedere. Però è bello lavorare con un commissario un poco ricchio. Ce l'avevamo fatta. Non sa fotta a Corecana. E chi sta lo sosso? Funziona sempre il mio portafortuna. Hai capito, un artista, te ne pure lo scanza guai.
parola. Sono andate di là. Di qua. Niente male, commissario. Spero che i giocatori del Napoli abbiano più fiato di te. Speriamo, non ce la faccio proprio più. Detto pure quel povero disgraziato che avete steso a terra. Ma io ti conosco a te. Sì, come no, sta faccia di chiave non la conosco. Tu sei Minelli, questo era un cliente della narcotici prima che voi veniste a Napoli. Giù! E che bella domenica che ci abbiamo fatto, eh? Proprio bella la verità. È noioso fare fiaccia a vuoto, mein Freund. Perché la merce non è stata ancora spedita. Noi abbiamo già pagato. E i modelli di Madame Carola nelle loro scatole imbottite di merce non sono ancora partite. Perché? Qualcuno, ed ora so chi è, ha tentato di fregarmi. Se sapete chi vi ha fregato, quando contate di recuperare la merce? È stata la mia e la vostra fortuna che il fetente si sia tradito. Sì. È sempre bene purificare l'ambiente. Ma quando consegnerete la merce? Datemi una settimana di tempo. Questo fetente di Andronico, se non è stato lui a rubare la merce, sa chi l'ha rubata. Sentimi bene, Boni. Andronico deve assolutamente parlare. Con le buone o con le cattive. Tra i due ci sarà di sicuro qualcuno in grado di farlo cadere. Certamente, non c'è problema. Ho proprio la persona giusta per questo compito. E chi è? Corecane. È stato lui che ha recuperato il fascicolo nella cassetta di sicurezza alla banca. Corecane. Ne ha già ammazzati tre. È tutto un programma, un nome come il suo. Comunque, la merce deve essere consegnata entro una settimana. Al più tardi. Tre morti in riva al mare, tre morti in città. Senza contare quella strana rapina al banco di sconto. Secondo i flanellisti della scientifica, quelli sapevano che cosa dovevano cercare in banca. Volevano solo dei dossier. Hanno aperto solo una mezza dozzina di cassette di sicurezza, quando invece avrebbero potuto pompare tutto. Ma che cosa cercavano? Questo è l'elenco dei proprietari delle cassette rapinate. Grazie, ne ho già una copia. Bene. Per il momento non c'è altro. Potete andare. E mi raccomando, appena ci sono novità, fatemele sapere subito. E soprattutto, massima prudenza. A proposito di novità, si è rifatto vivo lo stesso spiffero della banca. È un cuore con un cane. E che sono sti rebus? Thank you.
Garrese. E tu che vuoi? Ma che sei asciuto pazzo? Ma dove sta la droga? Non lo saccio. Ti giuro, non lo saccio. Ma ti ha bucato solo una coscia. Volessi andare a una crovia. Sta dentro la grotta da fungaia. Lo sapevi chi eri tu. O patente la caletta. Beh, e mo che può fa? Eh? No! Ecco qua, questi sono gli ultimi. Ve li manda Marullo con i suoi saluti, un vaffanculo. Gentilezza fra commissari. Ricambiato. Presenterò. Nicola, credo che la situazione diventi un po' più chiara. Venerdì mattina troviamo 3 cadaveri in riva al mare. Inquinamento marittimo. Domenica rubano qualcosa di speciale alla banca. E poi ti organizzano una bella messa in scena. Un tiziano fa la pittata e scopriamo che le cassette sono di Gennaro Andronico. Andiamo avanti. Ieri stendono Andronico e Garrese nell'ufficio dello Sferisterio. Nel conto manca lo sceicco, uomo di Andronico. Allora, o li ha ammazzati lui, o si è salvato da un regolamento di conti organizzato da Laurenzi, socio di Bonino. Ma quella è una vita che il questore ci dà la caccia a quello là. Ma Don Mimì non si tocca, è roba grossa. Quindi non ci resta che trovare questo qui, lo sceicco. Ma io forse so dove trovarlo. Lasciate fare a me. Esposito Antonio, detto sceicco. Eccolo là. Ha cominciato molto presto e come fetente ha fatto una carriera velocissima. A 14 anni era già cliente della squadra narcotici. Arrestato varie volte per piccoli furti o implicati in sporchi affari di puttana, se ne è cavato sempre con poco e ogni volta a tirarlo fuori è stato sempre l'avvocato Cerullo. Ho capito. Interno 3 hai detto, eh? Ehi. Beh, ci penso io a lui. Seguila. Qualcosa saprà anche lei. E occhi aperti. Ciao. Una domanda rispondi, altrimenti devi stare zitto e non fare scherzi, chiaro? Allora sei proprio un coglione. Dov'eri quando hanno ammazzato Andronico? Domanda Corecane. L'hai detto. Sì, proprio lui, Circo.
Dov'è? L'ultima volta, Corrigan, l'ha visto Usferistei. Ma all'anagrafe come si chiama? Pasquale Donna Regina, non saggio niente più. Questa Nicola la segnerebbe con 4 bidet. Chi è? Un'amica. Sì, questo lo so, ti passa anche la grana. Come si chiama? Rosa. Pronto? Sono il commissario Mauri. Mandatemi 2 della narcotici. Ho un cliente per voi. Dietro all'ospedale dei Pellegrini. Bene. Grazie. Ricorda che con quelli della narcotici te la cavi con poco. Di Corecane ne parleremo solo noi due. O mi dici tutto, o hai chiuso. Guardate, Femme! Fricchio! A me! Sempre più bella, eh? Finiscila. Lui sta dentro. Sì, viene da compagno. Buongiorno, Bocca. Volete seguirmi? Buongiorno, avvocato. Don Domenico. È difficile trovarvi. La morte di Andronico mi ha dato molto lavoro per sistemare i suoi affari con la vedova. Ma dica, Don Domenico, ha ritrovato la merce? Può darsi. È proprio per questo che sono qui. Per sapere se fra gli affari della buonanima ci stava pure la merce. Quel povero uomo non faceva niente, voi lo sapete, senza prima consultarvi. Che dite mai, Don Domenico? Non vi ho nascosto nulla. La merce, avvocato, deve partire entro domenica prossima. E datevi da fare con i vostri clienti, dovete scoprire chi è che ha voluto farci fessi. È interessante. Ma che dite, Don Domenico? Io ero venuto da voi proprio per informarvi che lo sceicco è stato arrestato dal commissario Mauri. E chi è sto Dio commissario? È uno nuovo. È arrivato da poco qui a Napoli. È un tipo che appare che si diverte a ficcare il naso dappertutto. E specialmente negli affari nostri. E proprio lo sceicco doveva restare. Quello è drogato. Se gli viene a mancare la droga, pur di averla, fa il gallo canterino. Bonino, dello sceicco, occupati tu. E voi, avvocato, statevi accorto e fatevi gli affari nostri. Napoli è una bella città. E vale la pena di viverci. Ma chi è
mi aspettavo che resta con Frenzi che i prigionieri, cazzo. Uè, ma vi da liberare, sei innocente! Senti un po'! Adesso il sostituto procuratore vi sentirà tutti. Ah, cazziti, le vostre puttanate le dite da lui. Ma fanno male le piede, sono tre ore che sto qua così. Calma, adesso vi porto a fare un bel giretto. Senti, sali davanti, senza perdere tempo. E voi che ci fate qui? Teniamo le cassette per il rifornimento della mensa. Hai sbagliato il buco, devi passare dalla porta Carraia, dall'altra parte. Generale, io faccio quello che mi dica. Caggia, scarica tutte le casse. Aspettate un momento, vado a chiedere al brigadiere e poi vediamo. E voglio fare una picciata. Avanti. Vabbè. Muovati. Poi saluta i Coregano. Anche tu. Allarmi! Mancava soltanto lo sceicco. Cominciavo a stare in pensiero. Liquidare Andronico, Carresi o sceicco. Soltanto Laurenzi può aver dato un ordine del genere. Però stai diventando intelligente. È un padrone che fa bravo cane. Ma non basta saperle le cose, bisogna poterle provare. Non è che tutti possono avere l'intelligenza nostra. Ecco qua, capolinea, questa è la villa. Però si tratta bene. È una delle tante. Quello Don Domenico tiene più ville che piattole. Ne sai di cose. L'unica cosa che non so è perché faccio tutto quello che volete voi. E guardate qua come sto combinato con sta mappina addosso, che mi pare una munnezza. Forse perché ti sei innamorato del tuo commissario. Levatallo, come sei innamorato del tuo commissario. Dai, parla tu che conosci la lingua locale. Chi è? Telefoni. Ah, sì. Apro subito. Miam, miam. Però avete visto, commissario, come ho recitato bene? Ci hanno creduto subito. Si vede che tengo proprio la voce telefonica. Mi dispiace deluderti, ma non hanno avuto sospetti perché ci aspettavano. Come? Ci aspettavano? E che è sto fatto? Ma sì, per facilitare le cose. Ieri ho mandato un avviso che preannunciava l'arrivo di due operai per piccoli lavori di manutenzione. E capite, che volpe. Ma fossimo parente di Rommel, eh? Dai, muoviti. A dallo, sempre di corso, ma parano un bersagliere, ma parano. Buongiorno. Tenetela ferma, che mo ci penso io, ecco. Vieni, bello, vieni. Ecco, dammi la mano. Ecco, chiamata la l'attacco, bella, tranquilla, così non si muove. Poi, quell'altra mano, ecco qua. Bene, bravo, che ne capite, che non diamo ora, bravo, ecco qua. Adesso benissimo, uniamo le gambe, che tu stai sempre all'impiede, ti stanca, ecco così. Così si riposano tutti e due contemporaneamente, vedi? Ecco qua. Bravo, bravo, ecco, la boccuccia, ecco, gli occhietti, bravo, ecco, bravo, benissimo. Indovini chi sono? Accidenti, ci trattano bene? Questi sono signori. E intanto lavora, io vado a fare un giro. Bene, questi milanesi lavorano sempre. Bravo, sei comodo? Dottor,
Trovato niente, dottor? Una cosa piuttosto interessante. Qualcuno in questa casa ha lobby del disegno. La Piccirillo? Da. Gesù, Gesù, guardate qua. E io ho trovato solo questa. Guarda, guarda. Sai, Nicola? Che? Sei proprio un fenomeno. Modestamente me ne siete accorto pure voi, Vernacce. Ma che c'è? Forse un ergastolo. Là dentro. Prima lo uccidono e poi lo seppelliscono. Chi sporca pulisce. Oh, mamma mia, non m'ho portato, non m'ho portato. Oremus Deus, qui proprium est miserere semper, e facere propiziare omnibus famulorum, famularum, quatuarum, et omnia corum peccata. Che le ha Piccirillo Laurenzi? Lascia fare a me. Ti aiuto io. È mia madre. È qui che dorme. Luisa! Luisa! Io mi chiamo Dario. Sai che disegni molto bene? Sono io che ricevo i tuoi disegni. Luisa! Devo andare. Ciao, Dario. Se vuoi parlare con me, chiamami al 666. Quando ti dico di venire, devi venire. Ti ho compris? Ieri mattina due fedenti, pistola alla mano, sono entrati a casa mia. Hanno messo sotto sopra tutta la villa. Che cosa cercavano? Forse me. Ma si sono limitati a rubare l'agenda. Agenda? E a chi può servire? Nessuno leggendo quelle pagine può capire qualcosa. Ti sbagli. Una persona c'è. Avvocato. Don Domenico. Ci sono novità per la merce. Nessuna novità, ma stiamo cercando Rosa, la ragazza dello sceicco, è scomparsa. E credo che sicuramente deve sapere qualcosa. Può essere una buona pista. Ma devi agire in fretta, Bonino. Sarà fatto, commendatore. Amen. Amen. Ti fai cercare, eh? Lo sapete tutti dove trovarmi. Io lavoro sempre al Tahiti. Al Tahiti, eh? Al Tahiti, sei andato solo a ritirare i soldi. Non a lavorare! Ma che vuoi? Voglio stare poco con te. No! 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 Ma che volete da me? Lasciatemi! Lasciatemi! No! No! Non voglio! No! Lasciami! No! Vattene! Vattene! Vattene via! Io non ho fatto niente! Non ho fatto niente! Andatemi! No! No! Lasciatemi! No! Aiuto! Aiuto! No! Forza! Maiore! No! Aiuto! Ambra! Aiuto! No! M'ammazza! No! Tienila ferma! Sì! No! No! Basta! Basta! Questa è una femmina, che femmina!
Ci voglio mettere 4 bidet. L'avrei giurato. Che? La solita cazziata dello sceriffo? No. Ha detto che la nostra squadra è diventata la squadra della morte, non una squadra speciale. Poi hanno anche chiamato da Roma per sapere cosa stava succedendo. Da Roma? Caspita! Proprio dal ministero. Ma allora siamo diventati importanti. Forse troppo. Comunque, vogliono meno rumore intorno a noi. Pronto? Sono il commissario Mauri. Che cosa vuole? Mi dica. Qui è un amico che sa leggere nelle agende. Vorrei incontrarla e discutere le condizioni. Lei, commissario, è in grado di decidere? Sì, sì. È urgente, ma non voglio scherzi. Allora, quando? E dove? Bene, io mi troverò in una zona della periferia di Napoli. Lei deve prendere da Porta Capuana, deve arrivare allo stradone della tangenziale. Un momento. Stradone della tangenziale. Poi girare a sinistra. A sinistra? Fa 2 chilometri. 2 chilometri. Ad un certo punto troverà un viale che costeggia la ferrovia Cumana. Ah, sì, sì. Io sarò lì alle 10 in punto. A che numero? Al 180. E mi raccomando, venga solo. Guardi che sono nato a scapolo. Qualche cosa si muove. La paura fa ballare i topi. E noi ci possiamo fidare. Credo che questo sia l'unico fetente disposto ad insegnarmi a leggere. Ah, sì? Intanto tu occupati della ragazza. La ragazza. Ci penso io modestamente. Commissario Mauri, seguitemi. Aspettate un momento. La ringrazio, commissario, di essere venuto. Ah, è lei, avvocato. Che sorpresa. Ma lo sa che è molto famoso? Famoso? Oddio, a Napoli, avvocato, è un titolo che non significa niente. Ma non mi riferivo a Napoli. Parlavo di questa agenda. Il suo nome qui dentro si trova in 5 pagine su 10. Il mio nome, già. Lei non può riuscire a distinguere altro. Infatti sono qui per questo. Per consultarla come esperto del folklore locale. Ogni consultazione ha il suo prezzo. In questo caso, io cosa ci guadagno? Semplicemente la pelle. Sì, ma vede, lei ha sicuramente capito che quando le avrò rivelato quello che si nasconde in questa agenda, sarà in possesso di notizie che, diciamo così, scottano. E io sarò costretto ad andare molto lontano da qui, e al più presto. E sa, i viaggi costano. Visto? Questo viaggio non ti è costato niente.
Fermo! È finito di scappare. Cercavi a me, ricciolino. Alla fine ti piace più dei giovanotti? Sì. Tieni i capelli, sale e pepe. Tieni un po' un naso grosso, eh? Un naso grosso? Eh? Sì, ma ti dà personalità. Va bene, signora? Sì. Le lascio la bottiglia. Il signore desidera? Una cioccolata ben calda. Questo è un night, non si servono bevande calde. Ah. Allora una menta sacco, liscia e senza ghiaccio. Una menta? Perché? Che c'è che non va della menta? Chi la beve? Che te ne pare di queste? Con tutte le donne che ci sono al mondo, perdi tempo con questa stronzata. Mai vista. Si vede che tiene proprio gli occhi nel culo, eh? E quella chi è? Ma che vuoi? Con tutte le donne che passano di qui, comunque cercherò di rintracciarla. Dimma, tu tieni proprio i dollari? Yes, yes. Allora sei bellissimo. Pronto? Sono Giorgio del Tahiti, c'è un cliente per Susi. D'accordo. Sono riuscito a trovarlo. L'indirizzo è Vicolo Sant'Anna numero 34. Hai visto che la conosce? Sino buono vaglione. Ciao. Tu sangue proprio muoio, papà. Il braccio. È un ordine del questore. I giornali hanno scritto che noi spariamo a Lupara in mezzo alla gente. Lascia perdere. Non è con questa che pensavo di risolvere il caro vita. Ma con un'arma così in mano, quando qualcuno dei nostri cari amici ti spara addosso, tanto vale fare boom con la bocca, si ottiene lo stesso risultato. Ehi, ma sei già di ritorno? Io in carcere, in ospedale, non mi fidi sta, che già fa? E poi lontano da voi, caro dottore. Dimmi la verità, sentivi la mia mancanza o quella del questore? Ma fosse geloso, eh? Io stavo per venire a trovarti. I cioccolatini, grazie. Bisogna morire perché una persona diventa gentile, eh? Beh, per essere sincero, la mia non era soltanto una visita di cortesia. Ah, sì? Volevo sapere anche, gesso a parte, com'era andata la tua indagine di ieri sera? Ah, ecco, volevo dire di essere così fortunato con un tipo come voi. Dunque, sentitemi un po', io mi metto la fotografia in tasca. Posso aprire? Sì, certo, è tua. Grazie. E Locco Locco mi avvia verso il locale. Sì, quel locale che sapete, il Night Club Tahiti. E a quel fetente di barman chiede, ah, voglione addosso. Dopo un poco di titubanze, quella fa una telefonata, non so a chi. Mi dà un indirizzo. Ed eccomi qua con l'aiuto della Madonna. Sono stato chiaro, no? Chiarissimo. Basta! Ma chi sei?
Adesso ti racconto una storia. Domani potresti leggerla sui giornali, ma non sarai vivo. Ma non sei pazzo? Sta attento, guarda che io sono uno che prima ti accoppa e poi indaga. Questa non è un granché, ma uno sciacquabicchieri come te l'ammazza. Ma che vuoi a me? Voglio cuore cane. Voglio soltanto lui, dimmi dov'è. Guarda che io sono rimasto mutilato quando ero bambino. Non ci credo. Ce la fai a camminare? Dai, andiamo a letto. Dobbiamo andare via. Ora vestiti. Così poi potrò spogliarti. E sarà più eccitante. Numero 32, amore tropicale. Un vestito in seta pura, con composizione floreale, veramente di molta linea. Claudia, continua tu, per favore. Vuoi accomodarti in ufficio domenica? Grazie. Come va, caro? Ed ora il numero 33. La nostra indossatrice presenta un abito fantasia in chiffon operato. È composto di due pezzi. Da notare la gradevole funzione. Allora, hai ritirato il denaro dalle cassette di sicurezza? Certo, sì, certo. Ti sei mai chiesto quanto spazio occupano e quanto pesano 2 milioni di dollari? Cosa intendi fare? Trattare con il tedesco e restituire il denaro. Non c'è altro da fare. Ma tu non credi che qualcuno che fa l'amico ti tradisce? Traditori e fetenti lo sono tutti nel mio lavoro. Bisogna interrogare i parenti, i figli. E le donne. Soprattutto le donne di quelli che lavorano per noi. Sì, è proprio questo che bisogna fare. Tu potrai darmi una mano. Sto cercando una ragazza del giro di Andronico, l'amica dello sceicco, una certa Rosa. È scomparsa, lavorava al Tahiti. Bonino dice che la sta facendo cercare. Sai, io non mi fido dei tipi come Bonino. Comunque, la farò cercare. Puoi stare tranquillo. Però, dagli amici miei. Va bene, riferirò. Dove va? Per le visite occorre un'autorizzazione. Sono il commissario Mauri, stanza 305. Bene, vada, non ce la fatichi troppo, commissario. Non sembra neppure una clinica. È meglio di un albergo. E vedrai che qui ti troverai bene. Sei sotto falso nome. Qui nessuno penserà a cercarti. E poi stai lontana da tutta quella gente, da Corecane. Ammazzalo! Ammazzalo, ti prego! È un porco! Non c'è nessuno, carogna, come lui. Il nome è giusto. Corecane. Ma tu lo conosci bene? Sì. Lui e tutti gli altri. I pappi, i padroni del night, il re della droga, quelli della tratta.
tutti sdrai. E quelli dimontano. Sei giovane e bella. Hai tutto il tempo per rifarti una vita. Ho perso il conto di quelli che mi hanno portato a letto. Ho provato a ribellarmi, ma loro mi drogavano. E io sono diventata sempre più ragionevole. Dai, adesso calma. Tu devi aiutarmi, ok? Dimmi dello sceicco. Non ti parlava di niente? Eppure stavate insieme. Lavorava con Andronico. E ultimamente avevano fatto un colpo grosso. Un carico di droga. Poi una sera tornò a casa disperato, piangeva dalla rabbia. E mi disse che tutta la merce era scomparsa da dove Andronico l'aveva nascosta. E non ti ha detto chi poteva averla presa? Lo sceicco non l'ha mai saputo. È morto prima. Corregane rideva di questo. Lo sceicco è morto spessato e drogato. È Corregane che l'ha fatta ammazzare. E sa pure che ha preso la droga. Per chi lavora Corregane? Per Bonino, il socio di Laurenzi. È lui il padrone di Corregane. Controlla tutto il porto ed è impossibile sorvegliarlo. C'è troppa gente che va e che viene. E adesso lasciami in pace, poliziotto. Ma insomma, scusate, il morto c'è o non c'è? No, il morto no, ma il ferito sì. Il ferito? Ma di che? D'arma da fuoco. Ah, finalmente. E allora, 15 ferito, 18 sangue e 90 paura. E poi, non ve la pigliate con me se voi vi fate questa schifezza di sogno. Io non me la piglio con nessuno, ma siete voi che non sapete interpretare. Ah, io non so interpretare. Donna Concetta Quagliarulo non sa interpretare. Voi la testa vi dovete ingessare, non il braccio. Se dite a me, secondo voi, la quaderna notaricardia chi gliel'ha suggerita? E che ne so io, sarà stata l'anima di qualcuno. L'anima di te morto. Ma insomma, voi a chi volete sfottere? Voi tenete la faccia da iettatore. Iettatore, ma sei pazzo. Tassì, tassì. Seguite quella moto, subito. Giovino, non lo perdete di vista, eh. Oh, calma, dottore, scusate, ma è un inseguimento. Si capisce. Allora l'inseguimento va a tariffa doppia. Ma io sono da polizia. Ma in questo caso non vi dovete preoccupare. I militari a Guagliuna a metà prezzo. Ti tronco che le copo tu, perché non perdi mia vista, sto fotendo. Proprio che fa, sta facendo un giro di tutta Napoli. Non, signore, gli resta qua, ve l'ho già detto. Da Napoli io non mi muovo. E che? Vuoi fare di testa tua? Che è sta novità, eh? Gli ordini non si discutono e tu fai quello che voglio io. E perché dovrei partire? Perché hai combinato un casino dietro l'altro. Ma quale casino? Vi ho sempre rispettato. Ho sempre fatto quello che mi avete detto voi. E la droga io l'ho recuperata da Andronico. E voi la nascondete. Perché volete fottere Laurenzi. E volete far festa pure a me. Stai dicendo un sacco di stronzate. Oh. Vuole sta? E resta. Io lo dicevo nel tuo interesse. Comunque no.
Coraggio su! Si è fatto male, non ti preoccupare, mo ci pensi, vieni, vieni. Bonini mi è scappato. Ma allora sei proprio uno stronzo! Dai, fetente, non fare quella faccia. Lo prenderemo. Sì? Sono io, Carola. Ah. I miei amici hanno scovato Rosa. Ora la droga ce l'ha lui, Bonino. Questo tuo tirapiedi ti vuole fare fesso. Se la vuole squagliare con tutta la merce. E dovevo, in città? Sì, probabilmente si trova ancora a Napoli. Ma non ho scoperto dove si sia nascosto. Forse so io dove trovarlo. Comunque hai fatto un buon lavoro. Sei una donna eccezionale, Carola. Raggiungimi qui a riprendere la cappelliera. C'è anche una persona che vuole salutarti. Un comune amico. Sì, ti aspetto, ciao. Comandi. Dovete andare alla fungaia. Ci troverete la merce e chi lo piezza e fetente di Bonino. Li voglio avere qui tutti e due, subito. Mi sono spiegato. Sarà fatto, commendatore. Ah, indietro, per favore, state indietro. Per cortesia, stia qui indietro.
ci sarà. Mamma mia, hai capito chi è? Che peccato, così giovane e così bello. E ora che pensate di fare? La ragazza era qui sotto falso nome. Ma quelli arrivano dappertutto, capisci? In questa città, finché ci sono loro, la legge e la giustizia sono parole. E chi si mette con questi fatini dà paura? Non è solo un problema di paura a Napoli. È un problema di fame. Fame vecchia come il mondo. Nessuno? Oi, Ruggi, e che ci fai tu da queste parti? Sono venuto a portare i saluti di Don Mimì. No! Fermi! Fermi, non sparate! Fermi! Portaci da lui. Sì, subito. Ma non pazzia! Stronzo, Bonino. Hai fatto tanto casino per niente. E così volevi fare il furbo. E io non l'ho capito. Va bene. Però una cosa me la devi spiegare, perché io posso capire che vuoi fare fessa a me, ma metterci d'accordo con la polizia. No, questo no, ve lo giuro. Non giurare. Spiega con calma. E può darsi che se comprendo il perché. Io posso essere generoso. Ah, e tu lo sai. Io ero andato alla Fungara per recuperare la droga. Il posto me l'aveva indicato, Core e Cane. Era stato lui a rubarla, ma che c'entro io con la polizia? Guardate piuttosto a casa vostra. Che significa? Che cosa vuoi dire? Ma non vi siete accorto che al funerale di Andronico la bambina parlava con uno sbirro? Ma come puoi sospettare di una bambina? Sì, è vero. Anche la nurse mi ha detto che aveva visto Luisa parlare con un uomo. Ma non era un uomo qualsiasi, era un poliziotto. Ma che stai dicendo? Come poteva sapere dello scazzo alla banca e di tutto quello che è successo? Ma ne fu parlato qui. È una casa ha sempre tante orecchie. È probabile. Infatti, tutto è cominciato da quando è arrivata quella smorfiosetta. Chissà dov'è adesso. Dovrebbe stare ad ascoltarci da qualche parte della casa. Bisogna trovarla, farla parlare. Andiamo. Lascia, lascia. Sì? Sono Luisa, vieni subito, ho paura. Ma dove sei? A casa mia. A Piccirillo? Sì. Dai, andiamo alla villa. Luisa!
Andiamo. Luisa! Luisa, vieni fuori! Parla il commissario Mauri. Mi sto dirigendo alla villa di Laurenzi. Tutte le macchine disponibili circondino la zona. Passo. Luisa! Ma dove sei? Dottor, ho commesso un furto all'armeria della questura. Vedrai che una bella denuncia non te la toglie nessuno. Mm? Ah. Sei qui? Perché non rispondevi? Di che cosa hai paura? Che hai fatto? Lasciami! Lasciatemi! Lasciatemi! Fatelo ripetere quello che ha appena detto questa vipera. Lasciala stare, non la far piangere. Lasciala stare. Lo sai cosa ha fatto? Ci odia. È lei che ha avvertito la polizia, anche adesso. Che cos'è questa storia, Becerè? Hai ucciso mia madre, io ti odio. Vai in alto, polizia. Fermi tutto, spariamo. Dario. Gettate le pistole, tutti, subito. Fetente. Cosa vuoi fare, l'eroe sulla pelle della bambina? Abbassa quella pistola e fammi passare. Domenico! Carola! Lasciami! Fatemi passare! Levatemi dalla porta! Via! Via! Dario, aiutami! Lasciami! Fermi! Ho ammazzo la bambina! Non sparate! Che nessuno intervenga! Lasciategli prendere la macchina! Pronto, pronto, sono il commissario Mauri. A tutte le emittenti della polizia, silenzio totale radio, silenzio totale radio. Da questo momento scatta l'operazione Aquila 2. Ripeto, operazione Aquila 2. Attenzione! Battaglione! Facciamo una girata fuoriona! A questi grandi signora! A possiamo cena, pranzo e colazione! Tira avanti, marcia!
davanti a una trappola. La polizia mi ha fottuto. Luisa, dove sei? Vieni fuori. Guarda che se ti trovo io, è peggio per te. Bonino, resta dove sei. Ferma, Luisa! È bravo il nostro piccolo eroe. Diamo un cenno, piacere. Questo non so cosa per te. Dario, è giusto tutto questo?